TGTN, tra pochissimo il nostro telegiornale. Vi diciamo subito che c'è tanta cronaca oggi nell'edizione della sera e partiamo dall'ultima notizia in ordine di tempo. La richiesta che arriva dal PM di Milano nell'ambito dell'inchiesta della DDA che nel novembre del 2011 portò all'arresto, tra gli altri anche del consigliere regionale Franco Morelli, per il quale oggi in aula sono stati chiesti 9 anni di reclusione. Parleremo poi dell'incendio che ha colpito Panettieri, la location dove fino a ieri si è tenuto il presepe vivente. A proposito di incendi, ce n'è stato un altro sulla costa tirrenica cosentina a Bonifati per il quale indagano ora i carabinieri. Parleremo di rifiuti perché la situazione nella nostra regione continua ad essere particolarmente critica. Prima i titoli del nostro telegiornale. Concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Il PM di Milano chiede 9 anni di reclusione per il consigliere regionale Franco Morelli, arrestato nel 2011 nell'ambito di un'operazione della DDA. 6 anni per il magistrato del Tribunale di Reggio, Vincenzo Giglio. Poteva avere conseguenze drammatiche l'incendio che ha distrutto lo scenario teatro del presepe vivente a Panettieri, bruciata la scuola elementare e la casa canonica. Il sindaco parla di attentato indirizzato alla sua amministrazione. Ignoti, la notte della Befana, sono penetrati nella sede provinciale di Forza Nuova. A Bonifati è dato fuoco alla struttura, ridotte in cenere i simboli del partito, il segretario regionale parla di atto vile. Il sondaggio del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali evidenzia un forte calo del PIL del governatore Scopelliti che scivola agli ultimi posti della classifica. Il migliore dei calabresi è il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, che in appena un anno guadagna 3 punti, tra gli ultimi il primo cittadino di Crotone. È stata una domenica ostica per le calabresi, il Lega Pro Catanzaro vince in trasferta. La Vigor pareggia in casa, in Serie D il Cosenza supera agevolmente la Nissa, mentre nel derby tra Montalto e Vibonese prevale la X, un punto anche per il San Biasi. :19:32, di nuovo buona serata dalla redazione di Teleuropa. Partiamo dalla cronaca giudiziaria, dalla richiesta che è arrivata nel pomeriggio nel Tribunale di Milano da parte del PM Paolo Stortari, 9 anni di reclusione. Questa è la richiesta nei confronti del consigliere regionale Franco Morelli, arrestato, lo ricordiamo, nel novembre del 2011 nell'ambito dell'inchiesta della DDA contro la cosca Valle Lampada operativa in Lombardia. Morelli è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. 6 anni di reclusione. La richiesta per il giudice Vincenzo Giglio, l'accusa nei suoi confronti è di corruzione. Entrambi avrebbero avuto rapporti con il boss Giulio Lampada, per il quale sono stati chiesti 15 anni di reclusione. La sentenza del Tribunale di Milano è attesa per fine gennaio. Allora, continuiamo con la cronaca, torniamo però in Calabria, andiamo a Panettieri, centro conosciuto nel corso di questi ultimi anni per la splendida manifestazione, il presepe vivente. Presepe vivente che però ieri sera ha concluso la manifestazione con un incendio, che ha danneggiato anche una scuola elementare. Attimi di panico, episodio inquietante, dice il sindaco ai nostri microfoni. Probabilmente, ma questa è soltanto un'ipotesi, qualcuno ha voluto attaccare la mia amministrazione, dice Emilia Canonaco. Gli operai del comune, muniti di forcone, caricano su un piccolo camion la paglia utilizzata come tappeto lungo l'intero percorso del presepe vivente. Non molto lontano si impacchettano con il nastro adesivo i pezzi di polistirolo che sono serviti per le scenografie. Il presepe vivente di Panettieri, pubblicizzato da questo grande cartellone, sistemato allo svincolo autostradale di Altilia e giunto con successo cresciuto di anno in anno alla sua 12ª edizione, ieri sera ha rischiato però di trasformarsi in tragedia. Erano da poco passate le 18 quando nei pressi dell'ingresso della sacra rappresentazione è scoppiato un incendio.
l'incendio. Questa la testimonianza di un'anziana signora che abita a due passi. Ma quanta gente c'erano, quanta gente c'erano. Ieri? Sera, sera, erano mezze, sette, così. Ma facciai due volte, dico bene mio, madonna mia, stasera chiudono in bellezza. O tempo era bello, una serata bella, quelle carrozzelle erano i quattro, dove venivano, purmeni, laggio, tutto chi non c'era. Oh, madonna mia, ogni tanto mi faceva, non si sente niente. E mi faccio, mamma, cadendo con i travi, tutti si, s'armatura era d'auto, ma vedete quanto. Con le fiamme. Per l'amore della madonna. Cadiano tutti quelli travi, manca le cani se c'erano cristiani si ammazzavano, solo con si è fatto danno dei cristiani, ma se no cadiano morti morti. Testimoni riferiscono di aver visto delle persone buttare torce sulla paglia, se così fosse non si tratterebbe di un incidente, del resto il sindaco parla espressamente di un atto contro la sua amministrazione. C'è una caccia in questo momento personale diretta al sottoscritto, ma non voglio infangare nessuno perché non ho né le prove né i mezzi in questo momento, però è da un po' di tempo a questa parte che non tornano parecchie situazioni. Quindi lei mi fa capire che potrebbe essere stato anche un atto posto in essere nei confronti della sua persona, della carica di sindaco? No, questo no, lo escludo. Che ci sia una certa ostilità da parte di determinate persone, questo sì. E la stessa cosa. Non mi faccia dire cose che in questo momento sono così provato da non voler dire. Se il piano di sicurezza ha evitato pericoli per i visitatori numerosi che affollavano il presepe, rimangono i danni pesanti causati dalle fiamme, inagibile la scuola elementare. Questa è la vostra scuola? Sì. Sì. Ah. Sì. Voi che classe fate? Io faccio la quinta. E noi la quarta. Quarta. Compagni di classe? Sì. Sì. È andata bruciata? Sì. Sì. Anche la vostra classe? Sì. Sì. Ma voi ieri c'eravate quando c'è stato l'incendio? Sì, eravamo tutti al presepe. E cosa avete visto? Uno per volta. Tutto il fuoco che bruciava, il polistirolo che gocciolava. Ha avuto paura? Un pochino. Tu cosa hai visto? Tutte le fiamme, però no proprio tutte, che ero lì sotto. Sotto? Io non ho avuto paura però. I ragazzi, grazie alla solidarietà del sindaco Di Bianchi, da domani mattina riprenderanno le lezioni presso l'istituto Di Bianchi, grazie anche al dirigente scolastico, nel giro di un giorno diamo la possibilità ai nostri ragazzi di poter continuare le lezioni. L'incendio ha interessato pure questa abitazione. Volevo sapere se eravate i proprietari, ma giusto un commento per quello che è successo. Nessun commento perché quello che si vede. Le fiamme non hanno risparmiato neanche il campanile della chiesa e la casa canonica dove vive il parroco di Panettieri, Don Raffaele. Queste dunque le immagini che arrivano da Panettieri. Altro incendio si è verificato la notte scorsa, siamo sul Tirreno Cosentino a Bonifati. Qui ci sono pochissimi dubbi sulla natura del rogo di origine dolosa alla sede di Forza Nuova. Stefania, bel vedere. Ecco cosa rimane della segreteria provinciale di Forza Nuova di Cosenza che ha sede a Bonifati dopo il grave atto intimidatorio messo a segno da ignoti nella tarda serata di sabato scorso. Il rogo, divampato nell'appartamento, molto probabilmente cosparso da liquido infiammabile, ha intaccato anche il solaio. In fumo, 2 anni d'attività del circolo, ridotti in cenere documenti, tessere, archivi e simboli del movimento. Sul posto subito accorsi i carabinieri della stazione Cittadella del Capo e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Un atto grave e preoccupante che scuote ed amareggia i forzanovisti. È un atto sicuramente di inaudita violenza nei nostri confronti, no? Oltretutto hanno messo a rischio l'incolumità dei cittadini e dei vicini che abitano nei pressi della sezione di Forza Nuova. Oltretutto hanno voluto colpire quella che è una sede simbolo nel Cosentino, no? Perché Bonifati, oltre a essere comunque sezione cittadina, è anche segreteria provinciale. Toccherà adesso agli inquirenti far luce sull'accaduto che ha turbato il piccolo borgo del Tirreno Cosentino alla vigilia dell'Epifania. Del caso si occupa la procura di Paola, diretta da Bruno Giordano.
Allora, altro incendio del quale la Procura si occuperà presto, di competenza sempre quella del Tirreno Cosentino, quella di Paola, e facciamo riferimento all'incendio che la scorsa settimana ha portato alla distruzione di due barche all'interno del porto di Cetraro. Ad andare in tribunale sarà direttamente il primo cittadino, Giuseppe Aieta. Il punto delle indagini con Marisa Fallico. Dopo le complesse operazioni di recupero e sistemazione delle due imbarcazioni distrutte da un incendio venerdì scorso, nel porto di Cetraro si cerca di tornare alla normalità. Sul fronte delle indagini, gli inquirenti sono al lavoro per far luce su un episodio che ha sollevato indubbi, preoccupazioni e perplessità. Si cerca di capire se si è trattato di incidente oppure se qualcuno ha volutamente appiccato le fiamme. Sono stati ascoltati a lungo i proprietari delle imbarcazioni distrutte, un noto avvocato di Paola e un farmacista di Fuscaldo, per accertare se ci possano essere stati dei precedenti di tipo estorsivo o di altra natura che avrebbero potuto indurre qualcuno ad un gesto così sconsiderato, nonché le cinque persone presenti nel porto quando si è sviluppato l'incendio e che avevano appena finito di cenare su un natante poco distante. In particolare l'attenzione investigativa è concentrata su uno dei cinque che, così come emerso dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, si sarebbe diretto verso le due imbarcazioni poco prima che si sprigionassero le fiamme. Ovviamente al momento è impossibile stabilire se vi sia un collegamento diretto, perché dalle immagini non si vede alcun gesto sospetto. L'uomo avrebbe potuto semplicemente dirigersi verso i natanti per puro caso o perché attirato da rumori o presenze anomale. Fondamentali saranno le testimonianze, ma anche le risultanze delle analisi tecnico-scientifiche. Gli inquirenti non escludono che l'incendio, doloso o meno, sia partito da una delle imbarcazioni e poi si sia propagato anche all'altra. Al momento ipotesi e supposizioni. Intanto il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, domani andrà in procura a sollecitare che si faccia luce al più presto sulla vicenda per restituire tranquillità ai proprietari delle imbarcazioni che utilizzano l'approdo, ma anche per evitare demagogiche strumentalizzazioni o ombre sinistre su un porto che finalmente, dopo decenni, è stato ammodernato, reso funzionale ma soprattutto bonificato, restituito alla legalità e che oggi viene considerato uno dei volani di sviluppo di questo comprensorio. C'è un altro fatto di cronaca che in questi giorni ha scosso la comunità del Tirreno Cosentino. Ci spostiamo in questo caso a Belvedere. Venerdì mattina la barbara uccisione di Yolanda Nocito, l'ottantenne, la madre di Don Marcello, uccisa in casa. Don Marcello che nel mese di ottobre era stato malmenato. Tanta gente ha voluto salutare l'anziana donna. Vediamo. Belvedere Marittimo si è fermato per l'ultimo saluto a Yolanda Nocito, l'ottantenne, madre del parroco Don Marcello Oriente, assassinata venerdì nella sua abitazione di via Giustino Fortunato, nella cittadina del Tirreno Cosentino. C'era tanta gente nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei, gli occhi lucidi, il dolore e lo sgomento sui volti di chi Yolanda Nocito la conosceva bene e non sa spiegarsi il motivo di tanta ferocia nei confronti di una donna indifesa, anziana e ammalata. La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo della diocesi di San Marco Argentano Scalea, Monsignor Leonardo Bonanno, il quale nella sua omelia ha invitato il colpevole o i colpevoli alla conversione affinché non si commettano, ha detto, altre azioni contro l'uomo che sono violenze compiute anzitutto contro Dio. Quindi l'appello a tutti i presenti a collaborare con le forze dell'ordine. Numerosi parroci presenti, tanti cittadini che hanno voluto portare l'ultimo saluto a Yolanda Nocito. Cito, molto toccante l'intervento del figlio della vittima, Don Marcello Oriente, molto provato da questa orribile esperienza, che ha ringraziato tutti i presenti per la solidarietà e l'affetto dimostrato. Intanto le indagini vanno avanti, gli inquirenti sono al lavoro per dare un volto a chi ha infierito con tanta crudeltà sull'anziana donna e per stabilire il movente dell'efferato delitto. Abbiamo chiuso l'anno, il 2012, parlando di emergenza rifiuti, argomento che è tutt'altro che archiviato, visto che oggi sullo Ionio siamo a Cassano, c'è stata
una protesta da parte di un gruppo di cittadini e del sindaco Papasso contro la decisione del commissario per l'emergenza rifiuti che per superare l'ennesima criticità ha ordinato il conferimento nella discarica dello Ionio di ben 29 comuni. Dice Papasso in una nota che leggiamo insieme: non vogliamo essere la pattumiera della Calabria, questa dei cittadini è una giusta protesta che faccio mia, abbiamo dimostrato tanta solidarietà verso gli altri comuni nelle scorse settimane, ora chiediamo solo di non diventare la discarica comune della nostra regione. L'ordinanza sindacale si è resa necessaria per il fatto che il conferimento di così tanti rifiuti in pochi giorni non è conforme al piano di gestione della discarica, per cui la ditta appaltatrice non può provvedere ad una giusta ed efficace ricopertura giornaliera con prevedibili conseguenze negative di carattere igienico-sanitario. Queste sono le parole del sindaco di Cassano Papasso. Allora, adesso la pagella del quotidiano economico Il Sole 24 Ore sul grado di apprezzamento degli amministratori locali. Chi scende nella classifica? In primis il governatore Scopelliti, che perde punti rispetto allo scorso anno, insieme a lui anche i sindaci di Vibo e Crotone. Sale in classifica soltanto il primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto. Il punto con Rosalba Baldino. La percentuale di quelle che fanno riflettere la peggiore sul piano nazionale è -9,8% di consensi per Giuseppe Scopelliti, governatore della Calabria, che perde terreno rispetto alla primavera del 2010, quasi tre anni fa, quando i calabresi decisero di affidargli il timone della regione. A pubblicare i dati questa mattina il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, decimo posto per il presidente calabrese tra gli ultimi della classifica in un anno difficile qual è stato il 2012. Scopelliti è in linea con i suoi colleghi nel resto dello stivale a fare la differenza e mantenere saldo il rapporto con gli elettori solo Emilia e Toscana. La crisi di fiducia nelle istituzioni locali investe anche i comuni. Primato negativo, segnalata tra le peggiori d'Italia, troviamo Crotone. Il gradimento del sindaco Peppino Vallone segna un -12,4% rispetto alla sua elezione, un -8% in confronto allo scorso anno. Segue Vibo Valentia, Nicola D'Agostino perde il 10,3% dal suo insediamento. L'unico dato positivo, in Calabria l'unico comune a conquistare posizioni è Cosenza. Il sindaco Mario Occhiuto registra uno 0,7% in più rispetto al dato elettorale che lo ha portato a Palazzo dei Bruzzi e guadagna un 3% rispetto allo scorso anno. Un risultato che evidentemente premia le scelte compiute dall'amministrazione in una città che in tempi di crisi della politica ha mostrato stabilità e decisionismo in un 2012 caratterizzato dal caso Reggio e dalla confusione di Catanzaro. Cosenza si distingue e diventa esempio della Calabria positiva. Rimaniamo a Cosenza con le immagini del concerto di Ivana Spagna ieri sera, ultimo concerto del cartellone per le festività natalizie, concerto che è andato benissimo a giudicare dal numero di spettatori, concerto che ha avuto una peculiarità tutt'altro che secondaria. Ivana Spagna sul palco era in compagnia di una band di musicisti cosentini. Vediamo. È stato il concerto di Ivana Spagna a salutare le buone feste cosentine, oltre due ore di spettacolo per grandi e piccini che hanno scaldato Piazza dei Bruzzi gremita fino all'inverosimile. Un'esplosione di colori, allegria e suoni che ha coinvolto intorno alla musica tante famiglie provenienti da tutta la Calabria. Si è ripetuta la magia della notte di San Silvestro. Cosenza, ancora una volta protagonista, si è svelata in tutta la sua bellezza e il calore dei suoi cittadini. È stato un concerto spettacolare, grazie anche alla suggestione degli effetti coreografici e scenografici. Dopo la brillante interpretazione di alcuni brani del suo repertorio, Ivana Spagna è entrata nel vivo con la parte dedicata ai bambini, offrendo uno spettacolo indimenticabile con performance, acrobazie e l'interpretazione di personaggi del mondo delle fiabe. Il concerto di chiusura delle Buone Feste Cosentine non è stato l'unico evento dell'Epifania, è stato preceduto da una lunga serie di manifestazioni, molte le iniziative legate alla solidarietà, a cominciare dai doni distribuiti nel villaggio dei bambini ai piccoli ospiti delle case famiglia.
La vicinanza dell'amministrazione al mondo del disagio è stata espressa anche da una nutrita delegazione di consiglieri guidati dal vice sindaco Katia Gentile, dal presidente del consiglio Luca Morrone e dall'assessore Alessandra De Rosa, che hanno fatto visita alla casa circondariale di Cosenza. Inoltre, ultima rappresentazione del presepe vivente della città antica tra gli scavi archeologici di Piazzetta Toscano, curato dal Comitato per la Salvaguardia del Centro Storico, e rappresentazione finale anche per il presepe vivente di Donnici. Tra la suggestione e il fascino dell'antico borgo, l'associazione Vincenzo Piscopo ha salutato migliaia di visitatori con l'arrivo dei remaggi alla Grotta della Natività. Cala dunque il sipario sulle buone feste cosentine, un'altra fortunata iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Chiuto, che, a conclusione del concerto di Ivana Spagna, dal grande palco di Piazza dei Bruzzi, con affetto ed emozione ha salutato così i suoi concittadini. Auguri, amate la città e amate i bravi noi. Da oggi Cosenza ritorna alla quotidianità, ma con tante speranze per il futuro, frutto di una nuova consapevolezza. La città è diventata punto di riferimento dei calabresi, riguadagnando con forza ruolo guida e centralità rispetto a tutta la regione. Cosenza la Generosa, che raccoglie fondi in favore dell'ASIT grazie alla collaborazione del maestro orafo Gerardo Sacco e dell'imprenditore Sergio Mazzuca. La gioielleria Scintille di Cosenza si muove nella direzione della solidarietà e offre un gioiello unico all'associazione Sud Italia Trapiantati, promuovendo così di fatto una raccolta di fondi per sostenere la ricerca svolta dai giovani medici e tecnici del laboratorio Rosanna Macchia Piemonte, che operano all'interno del centro ricerca Rene e Trapianto nel reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale civile di Cosenza. Noi come ASIT abbiamo come priorità la diffusione della cultura della donazione degli organi, perché c'è sempre bisogno di parlarne, e in più sosteniamo questo laboratorio di ricerca nefrologica che ha la sua sede presso l'ospedale dell'Annunziata nel reparto di nefrologia da marzo dello scorso anno. Laboratorio nel quale lavorano dei giovani ricercatori, sono delle bellissime intelligenze che hanno deciso di fermarsi e lavorare qui da noi. E noi speriamo con le nostre iniziative di poter garantire a loro la continuità di questo lavoro che stanno facendo. Il monile offerto dalla gioielleria Scintille, che sarà il primo premio di una lotteria che sarà effettuata per la raccolta dei fondi, è un'importante opera unica creata dal maestro orafo Gerardo Sacco. Si tratta di un gioiello realizzato con rubini e perle su pregiata pasta vitrea antica. Per l'occasione anche Gerardo Sacco farà poi un suo dono personale. Lo vado a sostenere da tanto tempo, è meglio quando si offre che quando si riceve, perché il fatto stesso che ha la fortuna di contribuire per, a favore di persone che sono più sfortunate di te, e questa è già una cosa molto bella. E in tempo di festa è bene pensare appunto alla gente che soffre. Dei proprietari della gioielleria Scintille arriva poi un invito agli imprenditori calabresi. Io penso che oggi sia molto importante che il privato si avvicini alla ricerca, perché è il privato che deve sensibilizzare le istituzioni, e quindi ritengo che sia importante l'aggregazione. Anzi, colgo l'occasione di lanciare un messaggio a noi professionisti, a noi imprenditori, a noi che possiamo, doniamo alla ricerca, perché la ricerca ha bisogno e ha bisogno di noi. E siamo adesso allo sport, il calcio in Serie D, cominciato bene l'anno per il Cosenza, 3 punti facili per i rossoblù in Sicilia, segno X invece per il derby Montalto-Vibonese, Anna Franchini. Prima vittoria del 2013 per il Cosenza, che a Caltanissetta supera per 3-0 la Nice e resta in scia del Messina.
che supera di misura in trasferta la Cireale. In attesa dunque di un passo falso dei siciliani, la squadra di mister Gagliardi inizia con il piede giusto il girone di ritorno. La gara al Tomaselli parte con mezz'ora di ritardo per le proteste dei giocatori nisseni, ma in avvio i lupi appaiono poco concentrati e imprecisi sotto porta. Tre nitide palle gol capitano sui piedi dei rossoblù, che arrivano agevolmente dalle parti del portiere di casa Amendola, ma sprecano prima con Foderaro al sedicesimo, con Guadalupi che colpisce la base del palo alla mezz'ora e con Parenti che al 35esimo scheggia la traversa. Nella ripresa il Cosenza appare più cinico e meno sprecone, ma rischia grosso dopo 5 minuti con una deviazione della barriera su punizione del Nissa che Cutrupi è abile a bloccare. Dal calcio d'angolo dei padroni di casa parte l'azione del vantaggio Bruzio, Foderaro si invola e questa volta fa centro, segnando in contropiede e festeggiando il primo gol in maglia rossoblù. Poi è Mociaro a sprecare il raddoppio, spedendo la palla sull'esterno della rete. A questo punto il Nissa prova timidamente ad impensierire i calabresi, che al 21esimo trovano il 2-0 con il capocannoniere del girone Manolo Mociaro. Ma non finisce qui, perché il Cosenza cerca ancora l'affondo decisivo, con Parenti di testa, ma è bravo l'estremo difensore a neutralizzare. Al 33esimo però Amendola non può nulla sul 3-0. Firmato ancora da Mociaro, che sale a quota 15 gol. Nel finale due falli prima su Gassama e poi su Parenti costano a Barrile e Bicabaden il rosso diretto. Finisce come all'andata il derby tra Montalto e Vibonese. Piemontese porta in vantaggio i padroni di casa al 27esimo del primo tempo e poi ci pensa un'autorete di Okoroshi a ristabilire l'equilibrio. Poi alcuni episodi dubbi, tra cui un gol annullato al Montalto ed un rigore negato alla Vibonese, creano nervosismo che portano all'espulsione del tecnico Corrado e del calciatore Zangaro dopo il fischio finale. Sfiora il successo a Ribera il San Biase, che dopo aver subito il gol di Montalbano riesce a riacciuffare il risultato con Curcio e Savasta, ma poi si fa rimontare nei minuti di recupero. Questo è il punto della pagina sportiva, vi ricordo l'appuntamento in diretta con Replay questa sera alle 21 con Franco Segreto. Chiudiamo con Ugo Notaro e le previsioni del tempo. Amici di Den, una giornata di martedì caratterizzata da assenza di fenomeni, cieli dal poco nuvoloso a quasi sereno, per tutta la giornata non sono previsti fenomeni. Sarà ancora una giornata di freddo, come possiamo vedere dalla cartina delle correnti in quota, infatti la massa d'aria fredda presente sui Balcani tende a lambire, sia pure marginalmente, con la sua colorazione più chiara, bianco-celeste, il meridione d'Italia, ma non lo interessa in maniera diretta. Questa massa sarà destinata comunque progressivamente a variare, a traslare verso est, determinando appunto quell'apertura nelle condizioni del tempo che permarrà non solo per la giornata di martedì ma anche per la giornata di mercoledì. Quindi una giornata caratterizzata da ventilazione al suolo dei quadranti meridionali, temperature che si attesteranno con minime prossime ai 2-3 gradi vista l'assenza di copertura nuvolosa, quindi sarà, diciamo, mancherà l'effetto serra, e durante le ore serali e notturne massime che non supereranno i 10 gradi per tutta la settimana. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici di Ten. Ci fermiamo qui anche noi, vi ricordo che subito dopo il nostro telegiornale c'è la seconda parte di Parola Mia con Pino Gigliotti, l'informazione invece torna alle 22:30. Grazie per averci seguito, buona serata.